Allora, oggi vi parlo dell'haul, insomma, diciamo, degli acquisti fatti dal biologicamente chic dalla mia carissima amica Cristina, da cui sto acquistando per la seconda volta. Quindi volevo condividere un po' con voi i miei acquisti, tra cui ci sono varie novità e vari prodotti che non vedevo davvero l'ora di provare. E mi fa piacere quindi condividere con voi anche magari per sapere se voi avete questi prodotti, se li avete provati, e magari un po' per condividere insieme questi acquisti. Iniziamo subito a spacchettare. Qui c'è il pacchetto che mi è arrivato. E niente, lo apro Allora, subito. Ho aperto il pacchetto e qui è tutto ciò che troviamo all'interno. Inizio subito aprendo. Questa era una carta per coprire tutto. E iniziamo subito facendovi vedere i prodotti che ho acquistato. Allora, inizierei facendovi vedere un prodotto che non vedevo davvero l'ora di prendere, che sono i pettini di cose della natura. Praticamente io, se vi ricordate, avevo acquistato la spazzola ovale per i capelli, però per il mio tipo di capello, che è liscio, non riuscivo bene a districarli, quindi comunque l'ho passata a mia sorella, che ha i capelli ricci e si trova benissimo. Però il pettine è una cosa che mi serve e quindi ne ho preso, diciamo, uno per tutti noi. Ecco, uno praticamente è questo. È per mia sorella, che è quello intero. Vi lascio in sovraimpressione i prezzi di ogni prodotto che comunque vi farò vedere. Questo è quello intero, che è per mia sorella, e poi ve ne sono due a manico. Uno è per me, uno è per mio fratello. Sono proprio in legno. Non vedevo l'ora di averlo, ecco, proprio non vedevo l'ora. Ah, allora, per me cose della natura, comunque fa delle cose davvero di qualità, ha dei prezzi davvero buonissimi e abbordabilissimi. Il mio prossimo acquisto di questo brand sarà sicuramente la spugna per il corpo. A proposito di spugna, per ora ho preso questa della brand. Qui non mi ricordo quale brand, è un brand comunque di cui non ricordo il nome, è Martini, e questa è la spugna extravergine per il corpo. Vi lascio sempre in sovraimpressione il prezzo di questo prodotto. Non vedo l'ora di provarla, sembra abbastanza morbida, quindi non vedo l'ora di provarla, perché non avevo ancora utilizzato mai spugne per il corpo biologiche, quindi non vedo l'ora di iniziare Allora, a provarla. poi ho preso praticamente gli elastici della Invisi Bubble, di cui ho sentito tantissimo parlare, quindi ero curiosissima di provarli. E li ho presi per mia sorella. Ho preso la variante fucsia. Vi lascio sempre in sovraimpressione il costo. Cristina è stata gentilissima e mi ha mandato anche a me, comunque mi ha detto scegliti il colore che te li mando io. Mi ha mandato la variante che ho preferito io, Sand Tropez, che è praticamente la variante più neutra, e l'ho preferita per i miei capelli, quindi sono curiosa anche io di provarli. Vi farò sapere come sono, ecco. Quindi questi due Invisi Bubble. Poi praticamente ho preso, ci tenevo davvero tantissimo, tantissimo, tantissimo. Infatti la maggior parte dell'ordine è stato anche motivato da questi prodotti, che hanno un costo davvero abbastanza interessante, e sono i prodotti della Color Caramel. Ho preso il correttore di cui tanto sento parlare, e ho preso la colorazione, non so se qui riuscite a vederla, sì, la 07, che penso vada bene per il mio colorito. Anche la stessa Cristina mi ha confermato che dovrebbe andare bene. Magari un attimo l'apro con voi e vediamo un pochino. Allora, questo è il packaging e qui c'è il correttore. Io penso che andrà bene per il mio colorito, perché comunque l'otto penso che sia troppo aranciato, quindi non va.
Niente, sicuramente lo inizierò a provare al di là delle occhiaie per illuminare, anche per coprire un po' le imperfezioni, voglio vedere un pochino come si comporta. Cristina mi ha assicurato che uno secondo me del top come correttori, avendo comunque una vasta scelta di prodotti e di brand, quindi non ha soltanto la Color Caramel come correttore, però lei mi ha assolutamente indirizzato su questo perché metto che secondo lei è il top, ecco. Quindi sono andata sul sicuro anche se ne avevo comunque ben sentito parlare. Sempre di Color Caramel, avete tantissime cose di comprare di questo brand, però comprenderete che hanno un costo abbastanza elevato. Quindi al momento ho preso soltanto due prodotti, quello che vi ho fatto vedere è l'eyeliner. Io, se mi avete seguito i miei video, vi parlai che mi sono trovata un po' male con quello di Avril perché comunque si secca subito. Pertanto, ho chiesto sempre a lei consiglio su un eyeliner buono e lei mi ha indirizzato sempre su questo della Color Caramel che vi assicura un costo abbastanza elevato, vi lascio scritto su. E, ho preso ovviamente sempre il nero, poi se mi troverò bene, essendo che vi sono altre colorazioni se non sbaglio, il color prugna, il marrone e il blu grigio. Quindi se mi troverò bene sicuramente prenderò altre colorazioni. Questi hanno un paio di 6 mesi, quindi non lo apro, sono 4 ml di prodotto. Quindi sono curiosissima di provarlo veramente. E, quindi questi sono i miei prodotti della Color Caramel, davvero ragazzi non vedevo l'ora di provarli, di prenderli, speriamo che mi trovi bene. Poi ho Allora, acquistato due delle novità di Biofficina Toscana, non potevano mancare, ecco. E ho preso, allora, lo shampoo concentrato rinforzante. Io ero indecisa tra prendere quello rinforzante e quello volumizzante. Ne avrei voluti prendere sinceramente entrambi. Però onde evitare che magari la tipologia di shampoo non vada bene per me, ho detto prendendo il rinforzante, che sinceramente a me piace moltissimo, rinforzare i capelli. Perché io penso che una volta che i capelli sono più forti, più sani, allora si riesce a gestirli più facilmente. Mentre dei capelli fragili e deboli, non so. Il volumizzante mi intrigava, però sinceramente già ho il balsamo di Biofficina volumizzante, quindi eventualmente mi accontento di quello per il momento. Allora, questo è infatti proprio indicato per capelli secchi, i miei, fragili, non proprio i miei, e trattati, i miei. Quindi, grosso modo, dovrebbe essere il mio shampoo ideale. È concentrato, quindi va diluito. Io solitamente sapete come diluisco il mio shampoo, magari vi lascio su il video proprio dedicato alla diluizione dello shampoo, come la faccio un po' io. Però le Biofficine hanno creato degli spargi shampoo proprio indicati per la diluizione dello shampoo. Inoltre, questi nuovi shampoo possono essere abbinati a un idrolato. Proprio in merito a ciò, io ho acquistato l'idrolato, di cui già tutte penso sapete che adoravo e volevo acquistare, ed è questo qui. Ecco, io ho preso l'idrolato di lavanda allo spruzzino. Ora tutte si chiedono, ma perché questo allo spruzzino e gli altri no? Beh, io non lo so sinceramente, però negli altri vi basterà comunque se avete degli spruzzini in casa e ecco, andate a sostituirlo. Non l'ho preso per lo spruzzino, ecco, proprio perché comunque trovo che sia quello secondo me adatto alla mia tipologia di pelle. Infatti ha un'azione rinfrescante, addolcente per pelli mature ma anche delicate e con cupe rose. Si può utilizzare sia puro che diluito, mentre sui capelli e la cute, azione calmante per irritazione e stimolante della circolazione superficiale del cuoio capelluto favorito da un massaggio. Come vi dicevo, questi due prodotti possono essere utilizzati in combo. Praticamente nello spargi shampoo si mette un tot di acqua, un tot di shampoo e un po' di idrolato. L'idrolato dovrebbe quindi rendere il composto ancora più intenso e ancora più praticamente creare un risultato ancora più interessante. Io
sinceramente vi consiglio, perché io sono fatta così, poi comunque ognuno può far come vuole, di provare in primis, per chi non ha mai diluito uno shampoo, fate prima un primo shampoo, intendo proprio un lavaggio, dicevo, ma oggi martedì lavo i capelli solo con acqua e shampoo. E vedete come vi trovate. Se vi trovate bene, allora il prossimo shampoo provate a farlo con l'idrolato, perché io non dico che l'idrolato possa, che ne so, danneggiarvi, però magari in sinergia con questo shampoo per il vostro, per la vostra tipologia di capello, magari può non andare bene e voi vi fate la convinzione che magari è lo shampoo che non va. Magari invece lo shampoo va tranquillamente bene, ma non va bene in sinergia con l'idrolato che avete scelto, che voi pensate possa andare bene per il vostro capello, per il capello. Quindi io personalmente vi consiglio, infatti io proverò prima lo shampoo, poi se mi troverò bene con lo shampoo, allora successivamente utilizzerò anche l'idrolato in sinergia. Quindi vi parlerò sicuramente di questi prodotti, così come di vari prodotti biofficina che sto provando in questo periodo. Insomma, mi sto riempiendo di biofficina in questo periodo in casa. Poi, altri prodotti di cui vi parlo sono un prodotto che ha preso mia mamma, che praticamente è, cioè che ha ripreso più che altro, e non cambio praticamente linea, giusto per non farlo apposta, è la lozione Ricci Morbidi. Lei l'ha già acquistata, ce l'ha ancora, la utilizza tuttora e si trova abbastanza bene. Pertanto, dice, prima che mi finisce, compramela, non voglio restar senza. Si trova molto molto bene con questo prodotto, la utilizza come modellante, lei ha i capelli abbastanza ricci e si trova egregiamente bene, quindi ha voluto ricomprare il prodotto. E poi non vi sono più altri prodotti perché i soldi erano finiti, quindi non abbiamo potuto prendere più nulla. E niente ragazze, ho ricevuto vari campioncini, due li ho richiesti io, sono onesta, del mio shampoo preferito, che per ora non ho potuto acquistare, che è la Saponaria Girasole Arancio. Io adoro questo shampoo, praticamente allora dico, quando lo finisco almeno i campioncini, per 2-3 shampoo posso stare in pace, almeno posso utilizzarlo. Per me è uno shampoo mai più senza, proprio assolutamente. Ho già utilizzato 3 confezioni e penso che comprerò anche la quarta. Per me è davvero ottimo, per capelli ricci, cioè secchi e trattati, ve lo super consiglio. Poi mi ha inviato altri 2 campioncini, questi sono di una marca che non conoscevo, che è la marca Speziali, è una marca fiorentina. Allora, abbiamo qui una crema fluida corpo, pepe e pompelmo. Poi abbiamo un'altra crema fluida, peonia e lime. Ed infine un bagno schiuma, mela e tulipani. Questo deve essere interessante. Un bagno schiuma, mela e tulipani. Questo quindi è il mio ordine da biologicamente chic. Qui trovate tutti i riferimenti, eventualmente. Ve li lascio anche in sovraimpressione. Io ovviamente ho approfittato dello sconto che comunque lo store serva al mio gruppo Il Bel Prodotto Giusto. Per chi non lo conosce, vi lascio il link, vi aspetto se vi va di iscrivervi. E lo sconto praticamente ci permette di avere un 10% praticamente su tutto, sul totale di acquisto fatto nel suo store. Quindi io ne ho approfittato ovviamente e ho avuto qualche piccola agevolazione sul totale. E niente ragazze, questo era tutto per oggi, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo tranquillamente al prossimo video. Ciao!